Oggi mi sono messa un po' in giardino a prendere il fresco perché, come mi ha spiegato il dottor Simeone, è meglio evitare il più possibile l'aria condizionata e quindi sono qui a lavorare un po'. Se potete fate come me oppure fate il bagno come fanno loro. Dove si faccio? Scusami! Poi seguite certe pratiche, abitudini alimentari, fate attività fisica perché sudare fa bene, ma vi spiega tutto il dottor Salvatore Simeone, che è esperto in medicina biologica, nel video. E se volete altri contenuti come questi, per una vita che segua il più possibile le regole della natura, iscrivetevi al mio canale YouTube. L'aria condizionata toglie gli ioni negativi dell'ossigeno, che è la vita, sono questi elettroni che caricano la molecola di ossigeno e quindi la nostra vita, quello che un tempo si chiamava il prana, no? L'energia vitale, no? In realtà corrisponde ai due elettroni che caricano la carica di ossigeno. L'aria condizionata elimina completamente gli elettroni dall'ossigeno e quindi noi respiriamo un'aria vuota, un'aria senza vita. Quindi auspico che chi ci ascolta non passi ore all'aria condizionata, perché questo non fa bene per niente. Chi è obbligato, chi per lavoro sta in uffici dove l'aria è accesa, come fa a disintossicarsi un pochino da questa situazione? O mi do malato o di sotterfugio apro le finestre. Insomma, fa proprio male, bisogna cercare di evitare il più possibile. Poi con questa cosa che la gente poi parla del Covid-19, eccetera, eccetera, quella lì è tremenda. Difendersi dal caldo umido è possibile con piccoli accorgimenti che più o meno abbiamo detto. Per quanto riguarda l'alimentazione, ok. Per quanto riguarda l'alimentazione, lo sfogo fisico sudando, perché no? È tutto caldo e umido che esce quello, eh? Quindi anche il fatto di sudare aiuta poi a soffrire meno il caldo. Fare certo. Un'attività fisica aiuta certo. Poi il nostro organismo a avere meno problemi col caldo. E per rinfrescarsi, vabbè. Quando si può fare una nuotata, un bagno, come diceva lei, oppure c'è qualche altro trucchetto, tra virgolette, che si può usare? Se uno soffre moltissimo il caldo umido, un consiglio è di mangiare presto la sera e di andare a dormire, che già in qualche modo hai digerito. Se andare a dormire dopo aver mangiato, magari senza neanche mettere in moto i consigli che abbiamo detto noi, significa fare una notte d'inferno, cioè bagnando tutte le lenzuola, no? Ma questi signori qui però magari poi scelgono, tanto già lo so, molti diranno, vabbè, farà pure male, non ci sarà l'ossigeno, è un'aria, però io dormo tanto bene all'aria condizionata, io non ci dormirei mai. No, ecco, ci metto anche il mio, secondo me piuttosto, non so se faccio bene o faccio male, mi dica lei, mi capita la stanza in cui dormo calda, l'accendo l'aria condizionata durante il giorno e la spengo quando vado a dormire, così è meglio o sarebbe da evitare? Oh, così è saggio proprio. Ah, bene. Così è saggio. Così è saggio. Complimenti. Grazie, Simeone. È stato sempre un piacere. A presto. A presto. Ciao.